Amici di YouTube, benvenuti sul canale Riparo Fate Te. Oggi vedremo in questo piccolo tutorial come togliere l'EEPROM da una scheda madre. Molto semplice, abbiamo bisogno di stagno 0,5 mm, che è questo qui, del flussante in pasta e il nostro saldatore con punta piatta. Temperatura sui 350 gradi. Andiamo a vedere come rimuovere l'EEPROM. Andiamo a mettere prima un po' di stagno su tutti i piedini, sugli 8 piedini che ci sono qui. Poi andiamo a riscaldare la parte dove andiamo a mettere lo stagno, sia da una parte sia dall'altra. E poi con una pinzetta, questo qui, andremo a sollevare il chip. Se non riusciamo con il saldatore, ci possiamo avvalere di una pistola d'aria calda, che è questa qui. Ok, iniziamo. Ecco qui, dopo aver rimosso il nostro chip, il nostro EEPROM, chiedo scusa, andiamo a pulire sulla scheda madre i pin di alloggiamento del processore. Lo facciamo con un trecciola dissaldante, e con il nostro saldatore. Ok, come potete notare, pulizia effettuata in modo corretto. Ora andremo a pulire i residui di flussante con dello spray con un detergente pulisci contatto. Ci avvaliamo di uno spazzolino
Operazione molto semplice da realizzare, con un po' di precauzione, però non è difficile comunque effettuare una dissaldatura. Quindi facciamo un riepilogo. Quando andiamo a togliere il nostro EEPROM, dobbiamo mettere lo stagno sia da una parte che dall'altra. Se abbiamo una punta di un soldatore piatta, in questo modo è meglio, perché così riusciamo ad mettere lo stagno in modo omogeneo su tutti gli 8 pin. Fatto questo, poi, se non riusciamo a rimuovere solo con il saldatore, con la pistola d'aria calda, andiamo poi andiamo ad agire direttamente sull'EEPROM, facendo questo movimento qui, circolare, facciamo questo movimento rotatorio, senza appoggiare l'aria calda direttamente sull'EEPROM, ma a meno una distanza di 3 centimetri. Fatto questo, poi andiamo a sollevare quando si nota che esce calore intorno all'EEPROM, con la pinzetta andiamo a sollevarlo piano piano e a toglierlo dalla mainboard. Se vi è piaciuto il video, come sempre, lasciate un like, iscrivetevi al canale e ci vediamo al prossimo video.